Google Ads o SEO? Quali delle due attività remunera più velocemente? Quale dà i risultati migliori? Quale costa di meno? E soprattutto, quale delle due scegliere? Questo ed altro dopo la sigla. Nella mia carriera da consulente SEO mi hanno sempre fatto una domanda: è meglio utilizzare Google AdWords o la SEO? A questa domanda proverò a dare una risposta con questo video. In realtà sono due piattaforme che si utilizzano in modi completamente differenti, ma che se guarderai questo video fino alla fine ti spiegherò anche come poter utilizzarle in sincronia. Partiamo da Google AdWords, è una piattaforma a pagamento, è una piattaforma pay per click, cioè si pagano solo i click effettivamente ricevuti sugli annunci. È una piattaforma che funziona con una base d'asta, cosa si acquistano, le keyword e le posizioni nella prima pagina di Google, e tutto viene regolato attraverso la comparsa sulla pagina di risultati di ricerca da degli annunci. Ogni volta che un utente digita una parola chiave su Google, attiva degli annunci e quando l'utente stesso clicca all'inserzionista viene addebitato un costo per click. Questo tipo di piattaforma ovviamente è una piattaforma a pagamento, devi mettere del budget dietro e ti garantisce una visibilità praticamente immediata. Se hai strutturato bene la campagna, hai scelto bene le keyword, hai configurato in maniera eccellente il pannello e le sue impostazioni, tutto questo ti garantirà, bene o male, di riuscire a raggiungere la prima pagina del motore di ricerca anche in tempi molto molto brevi. È un tipo di attività, quindi di pubblicità a pagamento, che conviene fare laddove si deve spingere delle offerte a tempo, si deve fare lead generation, si devono proporre e promuovere anche prodotti di un e-commerce. Esiste appunto una, diciamo, sezione dedicata che è Google Shopping, che permette di far comparire i prodotti del tuo e-commerce direttamente con la miniatura, il prezzo, e quando uno clicca va direttamente sulla scheda del prodotto e può acquistarlo. Quindi è un tipo di strumento pubblicitario che è immediato e che permette di gestire attraverso un budget pubblicitario la propria visibilità ed è legato a questo concetto, quindi ci deve essere sempre un budget da destinare a questo tipo di attività perché la tua visibilità continui ad essere immutata nel tempo. Ovviamente poi con le dovute accortezze, ottimizzazioni e quant'altro riuscirai ad ottimizzare questo budget e a sfruttare, quindi a tirar dentro più click spendendo meno nel tempo. Ma non è questo l'argomento del video. Dall'altra parte abbiamo la SEO, quindi tutta quella serie di attività che permettono ad un sito di posizionarsi nella prima pagina di Google. Attenzione, ho detto posizionarsi, non di comprarsi la prima pagina di Google. E questa è la prima sottile ma importante differenza. Dove ci si posiziona con la SEO? Mentre con AdWords ci si posiziona nelle prime 3-4 posizioni della prima pagina, che sono contrassegnate come annunci a pagamento, e anche sulle ultime 2 o 3 posizioni della prima pagina, e così via anche nelle pagine a seguire, con la SEO ci si posiziona nella prima pagina, ma esattamente subito dopo la mappa, quindi in tutta quella sezione dedicata ai risultati cosiddetti organici. Non c'entra nulla l'investimento che uno fa in AdWords, fare Google AdWords non dà alcun beneficio in ottica SEO, quindi potrai spendere vagonate di migliaia di euro, ma tanto se stai comprando la visibilità, la stai comprando a pagamento e stai decidendo di comparire per determinate keyword, quelle stesse keyword, se le stai lavorando sulla SEO, o peggio ancora se non le stai lavorando con la SEO, probabilmente non aumenteranno di nessuna posizione, quindi non trae nessun tipo di giovamento né la SEO né il tuo sito web se investi ed utilizzi Google AdWords. I circuiti sono completamente separati tra di loro e non c'è interazione. Anche perché, apro e chiudo una parentesi, per utilizzare AdWords versi dei soldi al caro Google, versi dei soldi per comparire per determinate parole chiave. Se quelle parole chiave tu le guadagni, la posizione di quelle parole chiave, quindi finisci banalmente in prima pagina per quelle parole chiave, per quelle stesse parole chiave, ma perché dovresti spendere? Perché dovresti continuare a pagare quella visibilità? Ormai ce l'hai gratis. Riflettete, meditate, gente, meditate. Detto questo, torniamo al discorso SEO. Le attività SEO ti permettono quindi di comparire in quella sezione della prima pagina, quindi al di sotto della mappa, e appunto al di sotto della mappa nei risultati organici.
Ora, questo tipo di attività anche viene fatto sulla base di una selezione delle parole chiave che tu hai deciso, per le quali hai deciso di posizionarti. Non sto qui a spiegarti qual è il criterio di selezione delle parole chiave, prendi per buono questo concetto, poi farò un video dove ti spiegherò magari anche come si selezionano, qual è il criterio di scelta, eccetera. Ora, una volta che tu ti sei posizionato, in teoria c'è un'attività di mantenimento, devi mantenere il sito aggiornato, l'attività si deve proseguire nel tempo e possibilmente anche negli anni, ma non è detto, ma quella visibilità teoricamente non dipende da alcun budget pubblicitario e non dipende da alcun tipo di piattaforma. Questo cosa vuol dire? Che fatta l'ottimizzazione del sito, fatta l'attività di posizionamento, riuscito a raggiungere quelle determinate posizioni, in teoria non dovresti più spendere nulla. Su AdWords, dall'altra parte, invece, sei costretto, se vuoi mantenere quelle posizioni in cima ai risultati di ricerca, di pagare. Ti tocca pagare sempre con AdWords. Detto questo, se hai un progetto a lungo termine, è chiaro che ti conviene investire in ottica SEO. Perché avrai una visibilità sicuramente che tarderà ad arrivare, non è così immediata, non sarà in prima pagina il giorno dopo probabilmente in cui hai cominciato le attività, ma una volta che raggiungerai quella prima pagina rimarrai lì più stabilmente e diventerà molto difficile che i competitor ti possano scalzare con la stessa velocità con cui invece ti scalzano su AdWords semplicemente perché hanno offerto di più per quella parola chiave. Se invece il tuo progetto è a un arco di tempo ridotto, hai bisogno di una spinta iniziale del progetto, ti conviene investire in AdWords. Da qui il discorso che ti facevo all'inizio del video. Se sei riuscito ad arrivare, hai avuto la pazienza di guardare il mio faccione per tutto questo tempo, e probabilmente adesso scoprirai come poterli utilizzare in sinergia. Come li utilizzo io in sinergia? Io decido per quali parole chiave insieme al mio cliente posizionare il suo sito web, e quelle stesse parole chiave più una buona porzione di varianti, sinonimi, contrari e similitudini varie ed eventuali le inseriamo anche dentro AdWords. Facciamo una campagna magari della durata di un mese e mezzo, 2 mesi, anche 3 mesi se abbiamo budget, testiamo tutte quelle keyword e abbiamo una risposta esatta del mercato. Quindi io comincio ad avere a validare quella che è la mia strategia SEO. Ho deciso di puntare su queste 10 parole chiave, le inserisco anche dentro Google AdWords, se mi generano dei click, magari nei mesi di campagna mi generano anche qualche vendita, ho fatto bingo, sono quelle le parole chiave da puntare, possiamo anche bloccare la campagna e dedicarci interamente con le attività SEO a questo tipo di keyword. È chiaro che questo è un uso che predispone l'utilizzo di 2 strumenti, quindi un budget un po' più considerevole, però è anche un utilizzo che ti permette di capire realmente se ciò che stai andando a fare, le keyword che stai andando ad investire, se realmente fanno al caso tuo, vengono ricercate e generano visite oppure no. Bene, se ancora non l'hai fatto, non ti resta altro che iscriverti al mio canale e continua a seguirmi perché porterò altri video di questo genere.